L'amore bugiardo di Gillian Flynn. In questo libro l'autrice riesce a farci sentire l'esaltazione dell'innamoramento, la felicità dei primi tempi del matrimonio e lo smarrimento nel non capire dove, come, quando e perché il matrimonio ha smesso di essere casa, di essere il posto a cui ritornare, l'abbraccio che ti avvolge, ti riscalda e ti fa sentire bene, per trasformarsi in una caverna fredda, umida, con la paura della lite in agguato, degli sguardi indecifrabili, del giudizio continuo. La storia ci viene narrata da due voci. Amy e Nick, i due protagonisti, che si alternano nel racconto. Lui inizia dal giorno della scomparsa della moglie, lei dalla sera in cui si sono conosciuti. Se decidete di leggerlo, sappiate che non è un thriller, non è un giallo e nemmeno un romanzo d'amore nel senso classico. È una storia d'amore tra due persone complementari nel modo più cinico e spaventoso.